Abate, vuole uno contro uno, prova a sgusciare via Kivulo, viene un po' Kivulo, via Abate, cerca tre persone, buono sul secondo palo, Seedorf! La prima palla gol è per il Milan, 3 minuti di gioco. Seedorf, subito aggressive le due squadre, in profondità però prova ad andare Ibrahimovic, è un po' scoperta l'Inter, centrale c'è Flamini, Ibra l'ha visto, prende tempo Lucio, tempo re, Ibrahimovic in area di rigore, contatto, calcio di rigore. Fallo di Materazzi che secondo me è scivolato e scivolando ha agganciato il piede di Ibra. Zlatan Ibrahimovic 1-0. Sviluppa bene il contropiede il Milan, ha recuperato la linea dell'Inter, è in posizione regolare Ibrahimovic, ha sbagliato Cordoba che non è salito, dentro il pallone per Flamini, Cordoba, poi ancora lì il pallone Stankovic, arriva Castellazzi, accompagna Flamini, ricomincia da Ambrosini, accanto c'è Gattuso, si è staccato invece Ibrahimovic dalla marcatura, eccolo servito, Ibra al volo! Schneider potrebbe cercare anche la porta da lì a sorpresa, la tre cerca! E il pallone termina fuori di un soffio! Va Schneider, cerca la porta, Piatti e poi Ibrahimovic. Ibra inseguito da 4 interisti, taglia il campo per l'inserimento di Seedorf, poi Materazzi prende un rischio enorme e alla fine Stankovic ha risolto due situazioni preoccupanti, mette il pallone fuori, faccia a faccia, stanno facendo a cazzotti Abate e Pander, ammoniti tutti e due, quindi Abate va fuori. Ambrosini, l'apertura per Ibrahimovic, uno contro uno su Sanetti, arriva anche Lucio, centrale, Seedorf al volo di sinistro! Abbiati, calcia violento verso Boateng, che la tiene e poi l'arbitro dice che può passare, manda tutti sotto la doccia, Milan batte Inter 1-0, il Milan torna in testa alla classifica.